È una giornata importante perché in città come le nostre, qui nel Lazio, il Vescovo rappresenta un punto di riferimento fondamentale e noi non possiamo perdere in questa regione, in Italia, anche punti di riferimento che riguardano i valori fondanti della società. Noi siamo una realtà che basa la propria identità sulle radici cristiane, anche per i non credenti le radici cristiane sono fondamentali, quindi credo sia giusto e vediamo tanta devozione nel passaggio di consegne tra un vescovo e un altro, e il vescovo di Rieti, che poi è il mio conterraneo sociale, è andato a Verona a occupare una diocesi, a guidare una diocesi importante, quindi è per la città di Rieti, oggi credo che sia per la provincia intera, per la diocesi, una giornata di festa. Perché lei ha deciso di venire qui oggi? Ha deciso di venire qua perché conosco bene il vescovo uscente, è un amico, ripeto, siamo conterranei e quindi mi faceva piacere salutarlo dopo aver lavorato tanto per questo territorio anche durante il terremoto. Ricordo che donai una parte del premio Carlo V proprio a questa provincia per finanziare opere di ricostruzione del terremoto, quindi è una provincia che ho amato e continuo a seguire con grande attenzione. Sono stato per tanti anni rappresentante del Parlamento europeo di questa provincia, quindi lo faccio con grande piacere, quindi è una consuetudine, è normale essere qua, sarebbe stato un errore non venire.